Non si ruba a casa dei morti. È una regola non scritta, in vigore anche tra i ladri, anche tra le persone più bieche, anche tra italiani piuttosto che stranieri, piuttosto che di culture diverse. C'è un comune sentimento di pietà dei defunti che viene rispettato e che deve essere rispettato sempre, soprattutto il giorno della morte di qualcuno. Mi riferisco al funerale di Paolo Rossi e a quello che è successo presso la sua abitazione, quindi al furto, alla devastazione che è stata fatta all'interno della casa per rubare, per portare via gioielli preziosi e quanto altro. Chi si comporta in questo modo non merita il rispetto nemmeno, se mai si possa parlare di un codice d'onore, nemmeno degli altri ladri. È una persona che viene degradata al rango di bestia e, mi perdonino gli animali, al rango di infame, perché violare il sentimento di pietà dei defunti, violare quell'unico momento che abbiamo per poterci unire, per poter essere tutti insieme dedicati a qualcuno che non c'è più, per poter soffrire insieme. Violare tutto questo e lasciare una sorpresa come quella che i familiari hanno ritrovato è veramente un atto efferato che non merita nessuna pietà. Bestie infami.